un discorso. Allora, incominciamo a osservare quindi il primo punto fondamentale quando interagiamo con una persona è osservare una persona, perché tutte le volte che ci troviamo di fronte a una persona, questa persona comunica, questa persona gesticola e fa movimenti che noi normalmente non siamo abituati ad osservare. Invece, se imparassimo ad osservarli, potremmo comprendere, ad esempio, quali sono i turbamenti che vive quella persona, anche il turbamento dell'abbandono, per poterglielo somministrare, perché se noi vogliamo far sentire la mancanza di una persona, dobbiamo fondamentalmente somministrare il turbamento dell'abbandono, il turbamento del rifiuto, oppure ci sono anche altri turbamenti che adesso andremo a vedere. Comunque dobbiamo imparare a guardare oltre, oltrepassare l'orizzonte della logica, della razionalità, ed entrare in un mondo analogico, perché il nostro inconscio, la nostra parte emotiva, ha un pregio fondamentale che è quello di comunicare quali sono i nostri stati interiori. Perché mentre la nostra parte logica cerca di nascondere quelli che sono i nostri problemi, quelle che sono le nostre problematiche, la nostra parte inconscia non vede l'ora di spiattellarle, la nostra parte inconscia non vede l'ora di rendere, diciamo, consapevoli le persone su quelli che sono i problemi, su quelle che sono le situazioni, i turbamenti vissuti. Perché se riusciamo ad amplificare i turbamenti delle persone, noi riusciamo a dare emozioni. Quindi spesso noi invece ci concentriamo tutta la nostra energia a livello logico e tralasciamo di fatto una comprensione reale di quello che una persona ci dice. Quindi imparate ad allenarvi, imparate a farlo quotidianamente, anche diciamo quando non vi interessa magari una persona, perché l'allenamento quando non ti interessa una persona è fondamentale. D'altra parte noi siamo esseri sociali e quindi dobbiamo utilizzare questo fatto. È evidente che dobbiamo imparare a dare emotività, dobbiamo imparare a stimolare le emozioni. Una delle emozioni fondamentali è proprio quella di far vivere l'abbandono, ma l'abbandono dobbiamo farlo vivere nel modo giusto. Ci sono persone che vivono un abbandono, diciamo, legato al credere di possedere una persona, sono le persone iperlogiche, prima bisogna dargli e poi toglierli, mentre le persone emotive fondamentalmente bisogna togliere subito. Quindi una delle prime cose che noi dobbiamo capire, il primo segreto, diciamo così, se vogliamo dire, per capire come dobbiamo comportarci con una persona per stimolare l'abbandono, è capire se appartiene alla categoria delle persone emotive o delle persone iperlogiche. Perché le persone emotive, se ho a che fare con una persona emotiva, l'abbandono devo somministrarlo da subito. Cioè devo da subito presentarmi come una persona inaffidabile, perché questo genera subito emotività. Guai invece a presentarmi da subito come una persona inaffidabile se incontro una persona iperlogica, perché questo sarebbe il bacio della morte, della seduzione, perché innescherei subito meccanismi di difesa. Anche le persone iperlogiche vivono l'abbandono affettivo, ma prima devo dargli l'illusione che diciamo l'illusione di solide certezze, perché le persone iperlogiche si agganciano sull'illusione di solide certezze, cioè alla persona iperlogica devo prima fargli vedere che sono affidabile e poi successivamente, quando ho messo a tacere, diciamo così, la sua parte emotiva, inizio a stimolare l'abbandono. Quindi come faccio a capire quando interagisco con una persona se questa persona è emotiva o è iperlogica? D'altra parte, lo stesso discorso vale, saluto Andrea Giovani, per le persone iperlogiche, per le persone emotive. Se è una persona emotiva, invece, gli do subito stabilità e affidabilità, e questa si sgancia perché non gli do emozioni. Quindi, il primo segreto è capire chi ho davanti, quindi capire se ho a che fare con una persona emotiva o una persona iperlogica. Questo lo posso capire molto rapidamente, ad esempio, se una persona è rompicoglioni, come ad esempio Noemi Puglia, se una persona è cagacazzo, come Noemi Puglia,
significa che questa è una persona iperlogica, perché le persone rompicoglioni, cagacazzo, rompipalle, puntigliose, come ad esempio Noemi Puglia, sono persone iperlogiche, no? Perché una persona emotiva non direbbe mai ma io non sento qua là. Se non sente, se ne sta zitta e tutt'al più esce fuori dalla cosa, prova, ma sono le persone iperlogiche a cagare il cazzo. Quindi cagacazzo, tenete presente, questa è una prima leva, sono tutti iperlogici, cioè le persone puntigliose, le persone che rompono i coglioni, le persone che ti fanno 50.000 domande, anche domande inutili, domande stupide, sono tutte persone iperlogiche. Questo è un qualcosa di fondamentale, è un qualcosa di fondamentale. Dobbiamo quindi, questo è, poi le persone iperlogiche hanno sempre la tendenza a mettersi in una posizione simmetrica, quindi vanno sempre a ricercare come possiamo dire, vanno sempre a ricercare, non dico il conflitto, ma il confronto, mentre le persone emotive rifuggono il confronto. Poi provate a dare un ordine, le persone iperlogiche tenderanno a dire subito no e poi magari eseguono l'ordine, cioè la persona iperlogica tende a mandarti a fanculo e poi esegue, la persona emotiva tende a dire di sì e poi non fare. Questo è interessante anche perché, quindi, non ci vuole molto a capire se una persona è iperlogica o emotiva. Per chi ha la sensibilità di comprenderlo, diciamo che è uno dei parametri più semplici e uno dei parametri più facili che ci permettono di capire se una persona è emotiva o se una persona è iperlogica. Direi che tra le varie, diciamo, caratteristiche, sicuramente questa è quella più semplice da comprendere, da capire. Ma è fondamentale però, perché sbagliare, cioè trattare una persona emotiva come tratterei una persona iperlogica, oppure trattare a cazzo, a muzzo, diciamo, senza una pianificazione, mi impedisce di ottenere dei risultati, mi impedisce di raggiungere dei risultati. Quindi dobbiamo veramente imparare a gestire queste due, diciamo, caratteristiche, no? Quindi l'abbandono lo vivono entrambi, ma alla persona emotiva devo presentarmi subito come inaffidabile, se capisco una persona emotiva. Vuol dire che, ma sì, domani sera vediamo, non so, devo presentarmi subito come inaffidabile, subito come una persona, diciamo, abbandonica, no? Abbandonica, anche utilizzare, diciamo, anche utilizzare magari nella stessa serata la tecnica freeze è molto utile con le persone emotive, quindi frizzare una persona, congelare, insomma, dargli subito indifferenza già dalla prima sera. Genera molta emotività alla persona emotiva, mentre la persona iperlogica invece va prima rassicurata a livello logico-razionale per poi dopo somministrare l'abbandono, no? Quindi, come dire, alla persona iperlogica bisogna prima dare la sensazione di essere dare l'illusione di solide certezze, dare l'illusione di solide certezze. E quindi la finalità è proprio quella di, ad esempio, capire. Poi un'altra cosa che dobbiamo capire quando per somministrare l'abbandono è, allora, tutti noi abbiamo vissuto in qualche modo l'abbandono, perché ci sono episodi di abbandono, ma l'abbandono può avvenire per due motivi fondamentali. Questo è importante capire. Adesso diventa un po' un fatto tecnico, però diciamo, io posso far vivere l'abbandono perché inserisco un antagonista, o posso far mettere o posso far vivere l'abbandono perché sono io abbandonico. Quindi ci sono persone che sono sensibili all'antagonista. L'antagonista chi è? Chi mette i bastoni tra le ruote tra me e un'altra persona, no? E quindi ti faccio vivere l'abbandono perché c'è un'altra persona tra me e te, il terzo incomodo, che ti fa vivere l'abbandono. E oppure, diciamo, oppure posso io essere, e quindi in quel caso lì è un antagonista reale, cioè c'è l'esistenza reale di un antagonista.
Oppure l'antagonista non esiste a livello reale, ma te lo faccio presumere sulla base del mio comportamento. Anche qua è fondamentale da capire quali sono le persone per far vivere l'abbandono, quindi farci apparire, diciamo, come persone poco disponibili. Come faccio a capire chi ho davanti? Beh, qua diventa un po' più complesso, un po' più tecnico, faccio qualche accenno, poi chi segue i miei corsi lo capisce comunque. La prima cosa fondamentale che devo fare, se voglio somministrare questo, è capire se una persona è comunque in qualche modo ha il sesso conforme alla conflittualità. Le persone che hanno un sesso conforme alla conflittualità, diciamo materno-paterna o la prima conflittualità, anche prima della tramutazione ego, significa che devo mettere un antagonista reale. Cioè vuol dire che se una persona è donna e di fatto ha un comportamento morbido, materno, diciamo, vuol dire che in qualche modo devo mettere un antagonista, scusate, devo mettere un antagonista presunto, cioè lei presume, l'antagonista ce l'ha nella testa, l'antagonista ce l'ha nella testa, mentre invece se una persona, donna, diciamo, ha un comportamento un po' più rigido, un po' più, allora vuol dire che l'antagonista è reale, l'antagonista è esterno, perché può essere interno o esterno. Posso capire questo anche dai vocaboli che usa, dall'atteggiamento che ha. Insomma, ovviamente poi ci sono tante persone che sono passate a ego, quindi io devo risalire all'ex conflittualità. Può essere un po' più difficile questo, però questo è per dire che anche gli antagonisti hanno una loro regola, non è che li metto a muzzo. Ovviamente è interessante anche capire il genere di antagonista. Qua il genere di antagonista dipende un po' da come io voglio agire, insomma. Con gli iperlogici conviene mettere un antagonista della stessa specie, con gli emotivi un antagonista di specie opposta. Cosa vuol dire questo? Beh, che se ho a che fare con una persona trasgressiva, e una persona trasgressiva iperlogica è molto più sensibile, diciamo, a un forte antagonista della stessa specie, cioè trasgressivo. Poi, se non c'ho un antagonista trasgressivo, metto un antagonista di natura diversa, che quello, cioè, per dire, se la persona è trasgressiva, gli metto un antagonista istituzionale. Io utilizzo la metafora il camionista che è il trasgressivo e il, come si chiama, il farmacista che è l'istituzionale e per le donne invece l'istituzionale è la farmacista e la trasgressiva è la lap dance, diciamo così, l'entraîneuse, non so, cioè. Comunque è importante mettere la ballerina, il grande Cesare e la ballerina. Sì, il grande Cesare, sì, può essere la farmacista e la ballerina, ecco qua, la ballerina come trasgressiva e quindi il grande Cesare deve essere della stessa tipologia. Questo, vabbè, adesso capisco che per chi non ha mai sentito queste cose e non ha mai seguito i corsi, può essere un po' complicato il tutto. Però è per capire che c'è una struttura dietro che noi dobbiamo imparare, diciamo, dobbiamo imparare a capire veramente che abbiamo davanti. Poi è ovvio che più informazioni abbiamo, meglio è, ovviamente. Più informazioni abbiamo, meglio è perché più riusciamo ad agire in un modo preciso, e agire in un modo preciso è fondamentale. Ovviamente c'è anche da dire questo, le due energie che abbiamo a disposizione sono il pathos, Eros e Thanatos. Eros e Thanatos sono due, diciamo, energie che dobbiamo utilizzare. Il pathos funziona meglio con le persone emotive, la reattività meglio con le persone iperlogiche. Cosa vuol dire? Che
una persona emotiva devo farla piangere, detto in altri termini, per farla emozionare. Il pianto devo farla commuovere, deve forte emozione, deve piangere. Invece una persona iperlogica tende a vivere sensi di colpa. Quindi ovviamente il pianto è contrapposto al riso, quindi una persona emotiva deve ridere o piangere per essere coinvolta emotivamente. Una persona iperlogica deve essere o incazzata o diciamo o viversi i sensi di colpa. Un saluto anche al Don Matteo, benvenuto anche a Don Matteo. Quindi è importante, diciamo, manifestare, diciamo, capire veramente chi abbiamo davanti per poter mettere in atto le strategie di seduzione migliori, quelle che ci consentono di raggiungere degli obiettivi. Questo è veramente molto importante perché le persone spesso falliscono perché non riescono a capire chi hanno davanti e quindi agiscono in modo, come possiamo dire, sconclusionato. Noi dobbiamo tenere presente alcune cose fondamentali che gli esseri umani poi non sono mai completamente, diciamo, al nostro interno ci sono perlomeno quattro istanze. Un'istanza, come dire, istintiva, un'istanza emotiva, ma anche un'istanza, diciamo, logico-razionale, ma se vogliamo anche un'istanza spirituale fondamentalmente, no? Quindi queste qua, si intrecciano e quindi noi dobbiamo cercare di capire, come agire per creare l'aggancio. L'aggancio può essere un aggancio logico, un aggancio spirituale. Ecco, a parte le emozioni, per quanto riguarda le altre sfere, gli agganci sono sulla sintonia, mentre invece l'emotività va sulla distonia. Ecco, questo è un altro punto fondamentale. Quindi noi dobbiamo creare contemporaneamente sintonia e distonia, cioè da un punto di vista spirituale, ma anche da un punto di vista razionale, logico-razionale. E anche da un punto di vista istintivo, che poi vuol dire sessuale, ci deve essere sintonia. Sintonia significa che, diciamo, ci deve essere una similitudine. Quindi, ad esempio, quando incontriamo una persona, creare una certa simpatia, diciamo, utilizzando, diciamo, il rapport, utilizzando, diciamo, le metodologie della PNL, quindi riconoscere i canali comunicativi, riconoscere i valori, riconoscere le credenze, ma riconoscere anche il livello spirituale, perché la spiritualità è un altro rapport che può essere molto profondo. Se una persona è spirituale, e tu a livello logico-razionale devi inizialmente, anche qua è interessante, farti vedere come una persona spirituale. Non puoi farti vedere come il catramista cassa integrato senza fissa dimora che tira una bestemmia ogni tre parole, perché scatterebbero subito dei meccanismi di difesa. Poi, in un secondo tempo, quando tu vuoi dare un'emozione molto forte, allora puoi tirare fuori l'emotività anche come si dice, al prete gli tiri un bestemmione, no? Per fare un esempio, perché quello gli dà, paf, gli dà subito un'emotività molto forte, ma va fatto nel modo giusto, nel modo corretto. Inizialmente, un saluto a Culti Abusanti, inizialmente a Tenerife, brava beata te, no, beata te non lo so, io starò meglio qua, comunque. Culti Abusanti, cioè Adriana Paratore, che a quanto ho capito si è trasferita a Tenerife, non so, si è trasferita in vacanza, non lo so. Comunque, dobbiamo tenere presente proprio questi fatti fondamentali. Una prima utilità, diciamo, quindi della comunicazione non verbale è quello di fornirci informazioni, ad esempio, sullo stato emotivo dell'interlocutore. Quindi noi dobbiamo
tenere presente che dobbiamo imparare a stimolare, dal punto di vista emotivo, invece creare tensione emozionale, stimolare tensione. E quindi per sollecitare, diciamo, delle risposte, noi possiamo, ad esempio, capire se una persona si aggancia subito sull'abbandono, sollecitare, ad esempio, attraverso la prossemica. Se tu ti avvicini a una persona e poi ti allontani in questo modo e vedi che la persona ti segue, bisogna allenarsi un pochettino, però vi assicuro che funziona. Tu riesci proprio ad agganciarla perché è come se comunicasse analogicamente: guarda, che se ti metti con me, ti abbandono. Questo pensate, a livello logico nessuno si aggancerebbe, no? Se tu vai da una persona a livello logico e gli dici: guarda, che se ti metti con me, ti abbandono. Anche la persona emotiva innescherebbe meccanismi di difesa. Per cui tu devi, diciamo, somministrargliele, ma a livello analogico fondamentalmente. Quindi l'abbandono non devi dirgli, guarda, ma attraverso la prossemica, ad esempio, potresti fargli vivere automaticamente l'abbandono. Anche attraverso la cinesica, cioè la gestione dei movimenti, puoi somministrare l'abbandono. Attraverso, la cinesica, in che modo? Beh, ti guardo e poi giro lo sguardo da un'altra parte. Pensate che il no, ad esempio, il girare lo sguardo, questo gesto, nasce dal fatto, e questo fa parte della cinesica, nasce dal fatto che, risultante cinesico, nasce dal fatto che il bambino, diciamo, rifiuta il seno della madre quando è sazio. Quindi, si è trasferita. Ah, complimenti, complimenti. Quindi, ad esempio, questo è un qualcosa che noi possiamo sfruttare. Quindi, richiede ovviamente tutto questo una certa abilità, però è fondamentale, è un'altra tecnica fondamentale, quella di imparare a somministrare l'abbandono da un punto di vista. Bene, bene, sono contento. Da un punto di vista, diciamo, analogico e non logico. Ovviamente dobbiamo tenere presente, come, diciamo, la gestualità, no? Che ci danno le altre persone, perché, adesso non andremo a vedere, però, comunque, dobbiamo sempre controllare, se la persona ci dà dei segnali di rifiuto, o dei segnali di, diciamo, o dei segnali di gradimento emotivo. Questo è fondamentale. Quindi, per capire, è un'altra cosa importante, capire dove far vivere l'abbandono, perché ogni persona ha i suoi punti. Ci sono persone che, ad esempio, sono sensibili alla famiglia d'origine, quindi all'abbandono, tra virgolette, da un punto di vista dei genitori, di papà e mamma, che potrebbe essere per un decesso, per un allontanamento, qualcuno che è più sensibile all'abbandono nei rapporti sentimentali, quindi alla perdita dell'affetto, non è tanto sensibile alla perdita del sesso, ma è sensibile alla perdita dell'affetto, qualcuno che è sensibile alla perdita del sesso, qualcuno che è molto sensibile all'abbandono da un punto di vista del lavoro, quindi fargli immaginare che può perdere il lavoro, che può perdere. E qualcuno che è sensibile alla perdita dell'autostima, quindi fargli vivere l'abbandono da un punto di vista dell'autostima. Quindi è anche importante, diciamo, capire quali sono le aree più sensibili di una persona. E per fare questo è molto importante capire, diciamo, dal linguaggio non verbale. È ovvio che se io faccio anche sono in ufficio e faccio, diciamo, un discorso del tipo: l'azienda madre ci ha tradito perché sta per, diciamo, trasportare, che ne so, la produzione in Polonia, per fare un esempio, e se noto che quella persona lì su tradimento mi dà un segnale di gradimento, magari si tocca la labbra, viene in avanti, vuol dire che l'abbandono devo farglielo vivere attraverso il tradimento. Quindi dovrò tradirlo fondamentalmente,
oppure fargli vivere la possibilità di un tradimento. Questo è un altro punto fondamentale. L'abbandono al ristorante è anche importante, ma anche questo sulle persone che, ad esempio, hanno una problematica magari relativa alla, diciamo, finanziaria economica, e quindi la perdita del lavoro, il dover fare qualcosa, quindi l'abbandono al tavolo del ristorante al momento del pagamento del conto, può essere un'emozione molto forte. Magari non è che sparisci del tutto, però te ne vai fuori e crei quella tensione, no? Poi torni e gli racconti che, non so, sei andato a controllare la macchina oppure una telefonata e lo lasci lì, gli generi emotività. È interessante, anche Don Matteo non si rende neanche conto di quello che dice perché lui parla bambera, però diciamo che ha detto una cosa interessante, no? Se io voglio creare tensione a una donna che ha, come dire, per dire, no? Che ha una forte problematica economico-finanziaria, e questa la invito in un ristorante magari particolarmente costoso, che so che lei non si può permettere, che avrebbe difficoltà. Io proprio prima del pagamento del conto, simulando una telefonata o qualcosa, me ne vado, sparisco, magari vado in macchina, vado a parlare e la lascio lì. E allora che succede? Succede che le faccio vivere una tensione molto forte, perché inizia a pensare, ma mi toccherà pagare, che mi toccherà fare? E viene fuori un'emotività molto forte e io vengo individuato come quello che le genera emotività. Poi ovviamente magari arrivo e ovviamente posso arrivare e saldare, diciamo, sto cavolo di conto. Però nel frattempo le ho generato comunque una tensione non indifferente, le ho generato una tensione molto forte, e questo è molto utile. Vabbè, sì, uno può utilizzare diverse situazioni, no? Perché ovviamente le persone che hanno difficoltà economiche, cioè i catramisti e le sciampiste, tendono a patire molto l'abbandono da un punto di vista economico-finanziario, no? E quindi vi sono vari tipi di abbandono in diverse aree della vita. È importante quindi capire qual è, potremmo definire, il punto distonico interessato per poter andare a stimolare, perché da un punto di vista emotivo dobbiamo dare forte emotività, quindi far vivere, diciamo, un forte abbandono alla persona. Ecco, queste sono un po' le regole, diciamo. Poi, diciamo, le cose sono tante, però per adesso ci fermiamo qua. Magari farò un'altra live di approfondimento, visto che c'è stato un inizio così un po' in ritardo. E nel frattempo iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale, attivate la campanella, così riceverete anche la notifica dei nuovi video. E fate una donazione al canale, morti di fame.